Hi everyone, I am Fidyan Seyman, the president of International Association of Pediatric Dentistry. It's amazing to be here in Italy, in Chieti. I would like to thank the Italian Society of Pediatric Dentistry for their kind invitation, and it's amazing as always. I would like to wish all the success and excellent meeting for the Italian Society. And again, I would like to thank Dr. Domenico Tripotti for his kind invitation. I wish you everyone a good meeting and enjoying all the sessions. I'm Dr. Ali Sharaf. I'm president of the Egyptian Society of Pediatric Dentistry, and I'm also the president of the Mediterranean Societies of Pediatric Dentistry. I'm very glad to be here in Italy and accept the invitation of Professor Tripodi for his kind invitation, and I hope all the success for this meeting and for further meetings and further contribution between all our societies for the best and the benefit of all the pediatric dentists in the region. I wish you again all the success, and I'm very glad to attend this meeting and wish to see you one day in Egypt soon. La SIOI è sempre stata caratterizzata come società scientifica da sentimenti di amicizia, e la presenza di questo grandissimo pubblico in questa giornata dimostra proprio queste caratteristiche che sono state sempre alla base del sentire comune della nostra società. La SIOI è una società importante, è una società storica, è la società più antica nell'ambito del panorama delle società scientifiche italiane, e quindi costituisce sicuramente un punto di riferimento all'interno della cultura accademica e professionale della nostra nazione. In maniera particolare la SIOI si occupa di bambini e quindi del futuro della nostra società. L'European Journal è di proprietà della Società Italiana di Odontoiatria Infantile ed è un po' il braccio scientifico della società stessa. In questi anni ci siamo occupati di tantissimi argomenti, e sicuramente l'argomento che viene trattato in questo congresso, cioè il trattamento endodontico del dente deciduo, è uno dei fuochi scientifici importanti che abbiamo portato avanti in questi anni. Quindi auguro un buon lavoro a tutti i partecipanti, a tutti i numerosissimi partecipanti, e siamo pronti a raccogliere gli stimoli scientifici che usciranno da questo consesso per portarli attraverso la nostra rivista all'attenzione della comunità scientifica mondiale attraverso European Journal.